comunque andato, se ne pensano, ma dal mio punto di vista avete colto, bravissimi, tre Lorenzo, mi avete colto appieno, non solo il messaggio del libro, ma anche nella fase finale, il lavoro che il collettivo Wuming sta facendo meritoriamente da qualche anno, questa parte. Allora, abbiamo detto prima, parlato, ascoltato le parole a Fossi, a parte di Mira, nei suoi vantaggi e le parti migliori. Di Mira Isabella Marincola, la signora che abbiamo visto giovane, piccola, bambina, giovane, attrice, profuga, splendida nei suoi ultimi giorni di vita, forse ancora più bella di quando era giovane, probabilmente, almeno dal mio punto di vista. Ma è soprattutto la protagonista di una storia che non è la sua storia, o meglio, non è solo la sua storia, è una storia che ci riguarda tutti. I 70 anni che vengono narrati in questo libro, chi l'ha avuto il modo di leggerlo e chi avrà il modo di leggerlo, vedrà che sono storie che ci riguardano di vicino. Sono storie del nostro oggi, probabilmente sono storie del nostro domani, sono storie dell'altro ieri e del nostro ieri. Quindi questo è un merito di questo libro. È un libro che dal punto di vista narrativo ha il rigore del libro storico, ma anche la leggerezza del libro di appendice, di avventura per alcuni lati. E questo te lo fa leggere in maniera divertente, in maniera piacevole. È una bella lettura, una bella scoperta pagina dopo pagina, anche per il modo che hanno, ma di questo ne parleremo, di saltabeccare nel tempo e nei luoghi, nella Roma, nella Mogadiscio, in Bologna, non sai mai, sei un po' spaesato anche tu lettore, come spaesata un po' si sentiva Isabella quando raccontava a Giovanni le sue storie, Giovanni le registrava. Appunto, come ho scritto, è un libro che tiene fede alla filosofia dei Wuming, secondo la quale le storie sono di tutti e soprattutto non finiscono mai. Perché una volta che finisci di leggere questo libro ti viene voglia di saperne di più. L'apparato, diciamo, finale del libro, come è il loro stile, ti porta a dire, beh, non ci sono altri libri, altri scrittori, la scrittrice della giovane scrittrice è uno di quelli che citavi alla fine. Tra le varie, diciamo, letteratura, diciamo, la somma di oggi che ci porta a scoprire nuovi mondi e nuovi lettori, quindi è una lettura che di fatto non finisce mai. E allora, cominciamo a parlare del libro, di come sia nato, lo racconta Giovanni Wuming nelle sue lettere intermittenti, racconta del primo incontro che ha avuto con Antar, questa lunga decantazione, poi della voglia di andare a bussare alla porta di Isabella e da lì cominciare la scrittura. Però la prima domanda la faccio ad Antara. Ecco, se per è stato un lavoro lungo, tu hai dato la spinta, dopo un po' ti sei stato stressato fuori, una cosa tra tua madre e lui. Cosa ti ha spinto nel momento in cui i giorni dopo che è morta Isabella a riprendere in mano tutto e a venire insieme a Giovanni finendo questo libro? Affetto nei confronti di tua madre, una necessità di portare a termine la sua voglia di raccontare la sua vita, la curiosità per vedere che cosa, o la necessità per sapere di raccontarci questa storia, per sapere qualcosa di più. Buongiorno a tutti, grazie dell'ospitalità. E in realtà era un gesto estremamente egoista, credo, nel senso che per me è stata un'occasione per elaborare un lutto, perché il fatto che sia morta di infarto con questo grande progetto in corso con Giovanni, e mi rendevo conto ogni giorno che passava che per lei entrava in un momento della sua vita comunque adulta e dove comunque un po' di fare dei bilanci, riordinare un po' le idee, forse anche una serena pace che aveva trovato, c'erano tante cose che si portava dietro nel suo percorso che questo libro
poteva essere un buono strumento per andare a sondare e con la calma anche della scrittura, con la pazienza della scrittura. E quindi io ero molto contento di questo progetto, perché mi rendevo conto che poteva essere un'operazione catartica per lei. E quindi quando questa idea balenò di scrivere un romanzo assieme con queste tane grafiche diverse, Giovanni trentenne, Isabella ottantenne, era anche molto interessante come combinazione tra queste due sensibilità e poi due mondi molto differenti fra loro. E poi anche, diciamo, come dire, la storia che si fa carne nella storia di Marincola, avendo studiato in Italia, avevo visto come il giornalismo italiano non era assolutamente trattato neanche all'università, ho fatto storia contemporanea, un esame si chiama Storia d'Italia del secolo XX, non era assolutamente trattato la storia del colonialismo italiano, quindi c'era un po' troppo il mito dell'italiano brava gente. E quindi ci siamo detti che, anzi, si erano detti loro che raccontare tramite la storia di Marincola, la storia anche di questo grande rimosso del coloniale e poi tutte le vicende che loro si sono trovati a vivere nell'Italia degli anni 30, 40, quindi leggi razziali, era una grande occasione di far luce su un spaccato di storia di questo paese non molto sondato. E quindi erano questi. Quando poi è morta Isabella, in realtà è stato un vuoto impressionante, perché comunque lei ha vissuto, rientrata dalla Somalia nel 91, e sono stati sicuramente anni dove la noia, non sapevamo dove abitasse in realtà. E quindi il fatto che una persona come lei, con cui si erano passati momenti molto vivaci, e venisse a mancare dall'oggi al domani, era certamente una cosa molto forte, un'assenza che si sentiva tanto. E allora non ho avuto nessun dubbio, quando ho chiamato due settimane dopo Giovanni, dico: guarda, se senti le Einaudi, prova a sentire, e di se loro sono interessati, io sono disponibilissimo, mi faccio in 6, in 7, in 8, in 10 per questo lavoro, perché penso che poi Isabella, nonostante se ne sia andata, ma può darsi che come tutte le persone che se ne vanno sono ovunque, e sarà anche contenta, credo. Penso di sì, nonostante, diciamo, le parole finali. Ma un'altra domanda, ecco, da questo libro, leggendo tutto, il rapporto di tua madre con la Somalia, con l'Africa in genere, ha molte facce: il dolore, la vergogna, l'orgoglio, l'amore. Però, almeno, io non ho mai visto la parola nostalgia. È vero? Sì, non era... Ma perché come... Perché poi lei in realtà l'ha vissuta strana, lei era una donna italiana in tutti i sensi, lei dice: io sono italiana dalla pelle scura, perché era una ragazza che era cresciuta qua all'età di 3 anni, quindi ha fatto tutte le scuole, i cicli delle scuole elementari, le medie, il liceo, il classico, l'Umberto I a Roma. E la Somalia è venuta via piccolino, un anno e mezzo, quando tornò in Somalia nel 56 la prima volta, l'incontro con sua madre non fu particolarmente entusiasmante, anche perché non si capivano, la madre non parlava l'italiano e la figlia non parlava il somalo, l'equivoco era molto presente nei loro incontri, non riuscivano a capirsi, e quindi lei voleva chiedergli come ha vissuto a Schiro, la nonna, la mamma di Isabella, il fatto che ha abbandonato così piccoli sti bambini. Però tutto questo non è avvenuto, l'abbiamo ricostruito in qualche modo noi, ma io ho visto che è un po' anche una caratteristica molto dei ragazzi che sono a cavallo tra due mondi, tra padre bianco o padre nero e madre bianca, quindi a cavallo tra mondi, che un po' non hanno molto spesso un concetto di casa molto ben definito, o perlomeno la casa è una cosa molto molto particolare, molto personale. Ad esempio, faccio un esempio, in un paese della Namibia dove c'è una forte comunità di tedesco-africani, le popolazioni maggioritarie si chiamano erero-africani,
E c'è un paese che si chiama Bastardland, la città dei bastardi, e che sono prevalentemente figli di padre tedesco e madre africana. Quindi mi rendo conto che poi dall'altra parte la difficoltà oggettiva che Isabella, come altri ragazzi e ragazze dell'epoca, erano anche figli della violenza, nel senso che comunque il colonialismo è sempre stato, non c'è, non quando si pensa al colonialismo dal volto umano, non esiste, il colonialismo è sempre un crimine contro l'umanità, non è mai stato, non esiste, non è possibile immaginare che ci possa essere un colonialismo buono, abbiamo portato una civiltà, non una civiltà non si può portare da nessuna parte. Quindi, da una parte lei cattiva in qualche modo, ed è per quello che ad esempio la figura del padre noi l'abbiamo trattata in un modo che certamente Isabella avrebbe avuto più remore, più incertezze nel trattare, come dire mio padre era un colonizzatore, è duro da dire, nel senso era come andare contro l'idea di essere nati, no? Quindi la difficoltà di la Somalia, per dire, è stato per me un luogo lì per lungo tempo, nonostante ci sia vissuta 30 anni, dal 61 al 91, era un luogo dove fino al 30 anni non parlava la lingua, per dire, aveva quasi un rimosso non parlare italiano in Somalia, non, e quindi era considerata italiana in Somalia ed era considerata somala in Italia, quindi era comunque, la sua forse, la sua vivacità e la sua energia era dovuta al fatto che non aveva mai un luogo ben definito dove potersi posizionare, dove poter dire che quella era la sua casa, quindi era costantemente alla ricerca di una casa, e forse quello è un po', come dire, la condizione post-terra dell'uomo di oggi. Dicevi un attimo, se prima che adesso, questa cosa del colonialismo, perché secondo te, qui da noi la parola colonialismo, colonia, è un vocabolo praticamente rimosso, quasi anche da vocabolario, non solo dalla, diciamo, dagli studi, come dire, come accennavi prima. Sei fatto male? Sì, no, ma a mano anche perché lo sono chiesto quando studiavo, nel senso perché anche all'università questo aspetto del coloniale, io credo che è multifattoriale, primo perché c'è proprio un ritardo storico, nel senso l'Italia diventa indipendente nel 1860, ma il congresso di Berlino avviene 20 anni dopo, 1885, l'Italia era appena indipendente, cioè era ancora in formazione, era tutto il problema del sud. E quindi quando arriva al congresso di Berlino si prende praticamente le colonie meno significative, non è il Congo belga, che comunque è uno stato, il Belgio è piccolissimo, è 30.000 km quadrati, ma il Congo è 1-2 milioni di chilometri quadrati. Non è particolarmente significativo il luogo, che a parte la Libia, che comunque era considerato uno scatolone di sabbia, nonostante il sottosuolo. E primo. Secondo, perché in qualche modo all'inizio sono realtà commerciali, ad esempio nel 1869 la compagnia del Rubattino, cioè la compagnia di Genova, comunque ligure, compra alla baia di Assam di fronte all'Eritrea. Quindi all'inizio non si capisce bene se sono delle realtà commerciali che stanno prendendo possesso sui territori d'oltremare, oppure dietro c'è una politica chiaramente espansionista e colonialista italiana. Poi perché in qualche modo un altro grosso dilemma è che spesso si associa il colonialismo italiano col fascismo. E quindi c'è, come dire, il fascismo sappiamo che fine ha fatto e che fine anche ingloriosa che ha fatto, e quindi tutte le nefandezze del Novecento, diciamo, vengono addebitate al fascismo, quando in realtà il colonialismo italiano nasce con l'epoca liberiana, quindi, perché la Somalia era colonia già dal 1909 ufficialmente, quindi ad esempio Giuseppe Marincola, mio nonno, arriva in Somalia nel 1919, quindi c'era Giolitti in Italia. Quindi diciamo, da una parte la questione che non è significativo i paesi che l'Italia possederà, l'Eritrea, Somalia, a parte la Libia forse. Secondo, che il colonialismo è un colonialismo che viene addirittura prevalentemente al fascismo. Terzo, in qualche modo, che c'è questo mito degli italiani brava gente. Ecco, questo è una delle cose che io ho fatto sempre molta fatica, per quale ragione c'è questa autosoluzione e sul colonialismo italiano riguarda il periodo di riguarda anche oggi, nel senso, quando sente parlare dice no, ma noi non siamo mai stati colonialisti come sono stati prima.
britannici o i francesi o i portoghesi, assoluto modo, no? Noi il nostro no, andavamo, portavamo civiltà, eravamo cattolici, ci sposavamo con le donne locali, avevamo rapporti, figliavamo, queste cose. Quindi c'è sempre questo un po', come dire, un misto tra la vacanza e quindi non riesci mai a capire. E questa ad esempio è una delle cose, perché credo che sotto a una difficoltà proprio di lettura del colonialismo italiano ci sia proprio questa autoassoluzione di italiani per la gente. E questa ad esempio è una cosa che non so neanche io.